Dai, così spiegate che mettiamo il morso mano in mano. Lo stai spiegando tu? Questo è il tipico morso mare in mano. Ora io ragazzi vi faccio vedere come si mette il morso mare in mano. Aspetta, magari in modo che non vedo solo la schiena. Con il nostro spettacolare Santiago mettiamo le redini sul collo, una mano in testa, l'altra così e diciamo in bocca. A bocca fuori. Una volta aperta la bocca, fissiamo la restiera sopra le orecchie, stando attenti a non impicciarle con la chiriniera, perché altrimenti ovviamente dà fastidio, come darebbe fastidio a noi un elastico tirato in mezzo ai capelli. Il sottogola. Perché c'è differenza fra un morso standard e un morso mare in mano? Questo è un morso molto costruttivo. Il cavallo comunque, come vedete, ha anche la catena. Due catene. Due. Anche quella sotto, ovviamente. Quindi con un minimo di movimento il cavallo sente molto di più il comando. Abbiamo fatto vedere come si mette il morso mare in mano. Yuhu, ragazzi!